in particolar modo i relatori, che sono come al solito molto generosi. Abbiamo voluto parlare di questo tema, cioè dell'inserimento da parte degli ACC delle carni rosse processate nel gruppo 1, certamente cancerogene, delle carni rosse in generale nel gruppo 2A, perché come sapete qualche mese fa l'annuncio di questo inserimento in queste categorie IAC ha suscitato un po' di clamore, nel senso che sappiamo tra operatori sanitari che da tempo diversi studi dimostrano la necessità di ridurre il più possibile il consumo di carni rosse, eppure questo ha suscitato un po' di clamore. Allora parleremo con Michele Marra, ci farà un'introduzione su quelle che sono le disuguaglianze di salute nel campo dell'alimentazione, in ambito alimentare, dopodiché Luisella Gilardi ci farà un excursus e ci spiegherà esattamente i criteri secondo i quali la IAC ha previsto questo inserimento in queste categorie. Avremo poi Eleonora Toscu che ci parlerà di quello che è stato la modalità con cui se ne è parlato nei principali mezzi di informazione, e concluderemo con Luisa Mondo che ci parlerà di quello che è anche l'aspetto etico legato al consumo di carne e all'eventualità di una scelta di dieta vegetariana. Volevo solo far vedere una cosa a proposito del clamore che è stato suscitato. Ovviamente sapete che l'annuncio tra l'altro ha coinciso più o meno con il congresso dell'AIER che aveva come tema l'alimentazione, che si svolgeva nel corso dell'Expo, e come potete vedere le macellerie e tutti i produttori in generale di carni insaccati sono corsi ai ripari con annunci di questo tipo. Questo è solo una nuova macelleria locale, vedete che se la carne rossa ha nutrito l'evoluzione dell'uomo può nutrire anche i vostri ragazzi. Insomma, i messaggi cercano di essere il più rassicurante possibile. Allora lascio la parola a Michele Marra.